cosa cerchi? Simo, ciao, mi hai letto nel pensiero, ma che brava. Sto cercando uno snack sfizioso, ma leggero e anche un po' adatto a questo spirito natalizio. Devo riempire questo buco nello stomaco che non mi dà pace. Ho io la soluzione per te. Andiamo in cucina. Ma davvero? Meno male, dai. Allora questa non mi serve. Ciao amici! Quando si parla di merende e spuntini light, indovinate cosa succede di solito? Questa la so, che ci mangiamo uno snack peccaminoso che ci fa venire voglia di mangiarne un altro, e poi un altro, e poi un altro. Eh già, funziona così. La merenda dovrebbe essere nutriente e leggera sia per noi grandi che per i ragazzi. Ne ho parlato in questo video dove spiego perché i famosi snack fanno solo male. Invece, se volete uno snack trendy e sano, di quelli che piacciono a me, perfetto per lo spirito delle feste, ecco la ricetta di oggi. E già subito, se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video e nuove ricette. Ecco il mio snack, vi stupirà perché è fantastico, buono, salutare ed è la zucca al forno. Cosa? Ma questa è una bufala! La zucca è un contorno, mica uno snack! Mi sa che la salute ti ha dato la testa, te. Ma no, sono sana come un pesce, come uno squaletto. Sto parlando della zucca al naturale. Io uso la zucca verde Hokkaido, che per questa ricetta è la migliore. Ma e poi è una ricetta tipica della cucina mediterranea e popolare. Hai mai mangiato la zucca al naturale così? Ma in effetti no, non pensavo nemmeno che si potesse. Sì, ci sono tanti modi diversi di mangiare certi alimenti, alcuni molto semplici ma gustosi, e purtroppo li abbiamo dimenticati. Nei miei video tante volte cerco di ricostruire con voi questa saggezza antica ma sempre valida. Mi raccomando, per seguire tutte le nuove uscite basta iscriversi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Vabbè, mi hai convinto, più o meno. Ma cosa devo fare? Non dovrò mica sbucciarla. È faticoso, poi la buccia è dura, la zucca è tonda. No, il bello è che non devi nemmeno sbucciarla, anzi la buccia diventa il piattino su cui mangi direttamente la polpa con il cucchiaino. Fare la zucca al forno è facile, è veloce, velocissimo. Prendo la mia zucca, la taglio a spicchi, tolgo i semi e dispongo le fettine su una teglia sulla carta da forno. Metto tutto nel forno a 180 gradi per 10 o 15 minuti, questo dipende dal vostro forno, fino a che la zucca diventa bella dorata. La zucca è un alimento ipocalorico, ha pochissime calorie, pensate solo 18 per 100 grammi, pensate che poche, e ha zero grassi, anzi 0,1% per l'esattezza. È un ortaggio dalla polpa arancione, quindi è ricca di carotene e provitamina A, vitamine, minerali, ha un sapore dolce al naturale, non si aggiunge zucchero, è pronta così com'è e in questo modo diventa il miglior snack bruciagrassi che ci sia. Bene, ora condividete questo video sui vostri social con i vostri amici e proponetegli questa ricetta per il tè delle 5 o la tisana delle 5. Ne andranno pazzi! E se vi chiedono dove avete preso questa ricetta, fategli vedere questo video. Nei commenti scrivetemi se provate, se vi piace e se avete altre ricettine furbe come questa o qualche variazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ma questa è una bufola? Una bufola.
Ok, bye.